Dibattito e confronto popolare sul diritto alla salute. Qual è l'obiettivo del Comitato San Bruno? L'obiettivo è tenere alta l'attenzione sul nostro presidio, soprattutto oggi che ai vertici dell'ASP di Vibo è venuto meno il commissario Giuliano e oggi abbiamo il generale Battistini, quindi vogliamo far mettere alla luce anche a lui quali sono le nostre esigenze. E quindi questa sera insieme ai sindaci e alla gente siamo qui in piazza a ribadire quella che per noi è una necessità. Siamo qui a Serra San Bruno per portare l'attenzione sempre sul nostro nosocomio che è abbandonato a se stesso. Nonostante la presa di posizione da parte dei cittadini, da 9 mesi con questo Comitato San Bruno non abbiamo visto ancora nessun miglioramento. Oggi siamo qui perché ci sono stati dei movimenti all'ASP di Vibo, dove è cambiato praticamente il commissario, è arrivato un generale dell'esercito italiano, il generale Battistini, in cui a noi ripone molta fiducia. Quindi noi continueremo la nostra battaglia chiedendo a lui e esponendo prima di tutto le criticità che ci sono e crediamo in lui perché possa finalmente far arrivare qualcosa di concreto al nostro nosocomio. Questa sera per questa protesta verso quella che è la sanità territoriale nella zona di Serra San Bruno. Una sanità ormai abbandonata, che non ha più la possibilità di curare le persone per come dovrebbero essere curate e per come prevede l'articolo 32 della Costituzione. Il nostro ospedale è stato completamente svuotato e quindi noi come comitato chiediamo che il nuovo commissario, il generale, possa prendere provvedimenti almeno per applicare quello che è il decreto 64, che prevede alcune specialità che possono dare un sostegno e un sollievo a queste popolazioni. È chiaro che l'emergenza urgenza costituisce una di quelle discipline che devono essere assolutamente migliorate, perché qua la gente, per l'orografia del territorio, per la lontananza dagli altri ospedali e così via, rischia grosso, rischia di morire. Quindi noi chiediamo con forza che questo ospedale venga potenziato e vengano almeno realizzate le cose che già sono previste. Noi non chiediamo altro.